Amici sportivi, a tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati. Apriamo con il tennis e con una notizia che avremmo voluto ben diversa. Prova opaca di Lorenzo Musetti nella finale del torneo di Chengdu in Cina. Il 22enne tennista di Carrara, ceduto in due set al cinese Shang Yuncheng, che si è imposto 7-6-6-1. Ora è già tempo di China Open, dove si spera di rivedere un Musetti più brillante e determinato. Passiamo al calcio perché mercoledì sera Lucchese che torna in campo al Porta Elisa nel primo turno infrasettimanale della stagione di Serie C. Quella di Ascoli è una vittoria che vale ben più dei 3 punti incamerati in classifica. Il successo del Del Duca vale assai di più per il morale e l'autostima di una Lucchese che in terra marchigiana è piaciuta assai. Neppure il tempo però di gioire e di godersi di cotanto successo che il campionato bussa alla porta. Mercoledì si torna in campo per il primo turno infrasettimanale che chiamerà Tumbarello e compagni alla gara casalinga contro la Pianese. Il primo di due impegni interni perché lunedì prossimo calerà al Porta Elisa il Milan Futuro. Una volta, come diceva quel tipo, con l'obiettivo di sfruttare al meglio le opportunità del calendario. Gorgone è tentato dall'antico adagio, squadra che vince non si cambia, e probabilmente lo farà. Vero che il bomber Costantino è sulla via del recupero, ma vale la pena di rischiarlo almeno dall'inizio? Forse no. Detto che Frison è squalificato e Fazzi non è disponibile, proviamo a snocciolare la probabile formazione della Pantera schierata con il 3-5-2. Palmisani in porta, Gemignani, Sabbione e Gasbarro in difesa, Quirini, Catanese, Welbeck, Tumbarello, Antoni, Folta, Cerniera Mediana, Fedato e Saporiti in attacco. Il pallone racconta che non ci sono precedenti tra Lucchese e Pianese, ma che i bianconeri di Mister Prosperi hanno avuto discreto approccio con la nuova impegnativa categoria. 5 punti in classifica, una vittoria, 3 pareggi e una sconfitta. Squadra solida con 4 reti segnate e solo 5 subite, ma nell'ultimo turno la Pianese ha fatto soffrire la Virtus Entella. Al comunale di Pian Castagnaio i senesi si sono portati in vantaggio al 32esimo del primo tempo con Mastro Pietro. L'illusione di battere la capolista si è infranta però in avvio di ripresa sulla rete di Franzoni per il definitivo 1-1. Ecco perché la Lucchese dovrà giocare con assoluta concentrazione, al di là del nome e del blasone non eccelso di questa Pianese. In tema di vicende rossonere, conferenza stampa di Massimo Morgia, che come sapete ha rassegnato le dimissioni da responsabile del settore giovanile rossonero. Il segretario, Tommaso Barale, mi dice che l'ha contattato la segretaria, non Deborah, l'altra, come si chiama, Fabrizia, quella che fa la parte economica, quella che fa la parte economica, che gli dice che per ordine del presidente tutte le trasferte della primavera, a parte Catania e Catanzaro, dovranno essere effettuate in giornata. Giorno dopo, il lunedì, no, giorno dopo, il lunedì comincia e cominciavano 2 squadre, sia il 2010 che il 2008. Arrivo al campo. L'allenatore del 2008 è un altro Lucchese Doc, un'altra persona che conosco da una vita, è un altro amico fraterno che si chiama Alessandro Tempesti. Quindi arrivo al campo e mi trovo con Tempesti che mi dice: ho soltanto 11 giocatori a disposizione, di cui senza portiere. Senza, scusa. Senza portiere di riserva, senza portiere di riserva. Mi sono vergognato ad andare in, perché no, non sapevo che. Mi sembra logico. I ragazzi non c'erano perché erano stati tesserati, perché per essere tesserati c'era un premio di preparazione da pagare. Torniamo al campionato e facciamo il turno e facciamo il punto sull'ultimo turno con questo servizio di Giacomo Corsetti. Pescara e Virtus Entella mantengono la vetta della classifica nonostante 2 pareggi. Gli abruzzesi sono fermati sullo 0-0 dal Perugia. I Liguri invece vengono bloccati sull'1-1 dalla Pianese. Vantaggio toscano con Mastro Pietro al 32esimo del primo tempo. Pareggio dell'Entella a inizio ripresa con Franzoni. Sale in classifica la Ternana, che batte 2-0 in trasferta la Vispesaro e si porta a meno 1 dalla prima posizione. Cicerelli sblocca il risultato sul rigore al 44esimo del primo tempo, mentre il raddoppio è opera di Capuano al 19esimo del secondo tempo. Grande vittoria esterna del Sestri Levante sul Legnago, sempre più in difficoltà.
I Liguri ottengono il loro primo successo in campionato per 3-0, grazie alle reti di Clemenza al 13° del primo tempo, Parravicini al 25° del secondo tempo e Conti a un minuto dal 90°. L'Arezzo espugna il campo del Pontedera per 1-0. A decidere la sfida è una rete di Ogunseye a 10 minuti dalla fine. Dopo il pareggio nel recupero di campionato contro il Milan Futuro, nuovo stop interno per la Torres. I sardi non vanno oltre l'1-1 contro la Pianese. Bruzzaniti porta avanti gli ospiti al 31° del primo tempo. Pareggia Fischnaller al 13° del secondo tempo. Vittoria importante del Rimini contro il Milan Futuro. È una rete di Cernigoi al 13° del secondo tempo a regalare i 3 punti ai romagnoli. Pesante successo casalingo della SPAL contro il Carpi per 2-1. Vantaggio ferrarese con il solito Antenucci al 37° del primo tempo. Raddoppio prima dell'intervallo con Rao. Nella ripresa il Carpi ci prova. Trova la rete che dimezza le distanze con Cortesi al 15° del secondo tempo, ma non riesce a riequilibrare la sfida. Infine pari a reti inviolate tra Gubbio e Campobasso. Scendiamo in Eccellenza, dove c'è stato un buonissimo avvio di campionato per le nostre squadre. Il Viareggio ha ottenuto il secondo pareggio consecutivo in campionato, 0-0 con il Fucecchio, bianconeri con le assenze di Benassi, Bertacca, Morelli e Minichino che cominciano a pesare, ospiti senza il bomber Sciapi, 3 gare compresa la Coppa Italia che il Viareggio non segna. Colpaccio del Camaioli a Cecina, dove si impone per 3-0 con le reti di Chiaramonti, Cornacchi e Nardi, e costringono alla seconda sconfitta consecutiva i padroni di casa. Punteggio pieno resta solo la Pro Livorno che espugna 2-0 lo stadio degli Oliveti di Massa con le reti di Gini e il raddoppio di Lucchesi. Anche il Real Forte Querceta vince fuori casa e lo fa sul campo della Cuoiopelli 2-1. Sono i padroni di casa con Turini a passare in vantaggio. Arriva poi il pareggio di Panicucci, mentre in pieno recupero è Michi a regalare 3 punti alla squadra di Andrea Cipolli. Pareggio a Ponzacco 1-1 per il Castelnuovo, rete di El Adawi per il gialloblu e pareggio per il Ponzacco con Crecchi. Sono gli ospiti che alla fine recriminano, anche se hanno rischiato la beffa. Il Ponzacco non vince in casa dal 21 dicembre 2022. Mercoledì per la Coppa Italia i gialloblu recuperano con il Fucecchio in trasferta che ha vinto all'andata 1-0. E con il punto sul campionato di Eccellenza si chiude anche la pagina sportiva del TG Noi. Vi ringrazio come sempre per averci seguito. Subito dopo gli altri spazi legati all'informazione del TG Noi.